Alejandro Agar, congratulations per questa prima gara, è andato tutto bene direi. È andato benissimo, direi che sì, prima gara nella storia Formula E, c'è stato di tutto, c'è stata la partenza bellissima, c'è stato tanta sorpassi, tanta azione nel circuito e poi c'è stato il dramma finale nell'ultimo giro, ultimo giro della gara, dove c'è stato questo incidente tra Nico Prost e Nick Heidfeld, che sembrava gravissimo e poi abbiamo visto che le macchine sono fortissime, non c'è stato nessun problema e grazie a Dio che Nick non ha avuto niente e siamo tutti contenti, un finale incredibile per una gara incredibile e storica direi. Questo sicuramente ha girato il sangue di vedere quell'incidente, ma è un buon test, direi ottimo, per le macchine di Formula E. Sì, noi abbiamo investito tanto nella sicurezza di queste macchine, ovviamente non potevamo permetterci un incidente legato all'elettricità, alle batterie, e oggi questo si è messo a prova e abbiamo passato questa prova molto molto bene, siamo molto soddisfatti della sicurezza della macchina. Adesso con questa esperienza, Putrajaya è un po' più tranquillo a livello di tutta l'organizzazione o è sempre mille problemi da affrontare tutti nuovi ogni volta? Sarà differente perché ovviamente la prima gara è sempre molto molto più stressante direi, non si sa cosa succede, adesso già abbiamo fatto la prima gara della storia, era una grande responsabilità, tutto ha funzionato bene, la seconda è già a rifare quello che abbiamo fatto stavolta. Grazie Alejandro, in bocca al lupo e alla prossima Putrajaya. Grazie. In questo modo finiamo la puntata numero 27 di Electric Motor News. Doveroso un ringraziamento a Giuliano Campagnola che ci ha fornito utilissime informazioni per muoverci a Pechino, non facile per chi arriva per la prima volta e per chi non parla cinese naturalmente, e anche il ringraziamento a Nini Virta e a Paolo Ferraresi che ci ha anche permesso di esserci qui a Pechino a questa prima gara del campionato di Formula 1. Noi ritorniamo in Italia tra poco e la settimana prossima ritorneremo con voi sempre da questa rete, a questo orario e con le novità del mondo dei veicoli elettrici. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.